Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Two Times Nerd. Io sono Fedro. E io sono Cosmos. E oggi siamo qui per il 24esimo episodio di Xenoblade Chronicles 2. Nella scorsa puntata abbiamo assistito ad un triste evento, ossia alla morte di Fan. Jin, con la sua spada, l'ha trafitta, ha distrutto il suo nucleo, il cristallo che la teneva in vita. E allo stesso tempo abbiamo anche scoperto che il capo della torna, o meglio, uno dei suoi membri più importanti, non è nient'altro che un Gladius. Esatto, Jin alla fin fine era proprio un Gladius di questa Ductor chiamata Laura, che abbiamo visto anche in una cutscene dove è praticamente messa dentro questo pezzo di ghiaccio. Sì, all'interno di una sorta, è come se fosse cristallizzata in un certo senso. Un po' come se di fare Fantasy 13. In un certo senso è vero, sì. Ci assomiglia. E quindi adesso, dopo in realtà, è subito partita una guerra tra l'esercito dell'Uraia e del Morardena Temperante. Ci trovavamo nel bel mezzo. Eravamo proprio nel mezzo dei due fuochi. Però il nostro pretore Amaltus, da grande papa che è intervenuto con proprio col pretorum, è venuto proprio con il titano a fermarli. E adesso sia il re di Morardane, che è il fratello di Morag, e la regina dell'Uraia, bellissima regina dell'Uraia, in teoria si ritrovano qua a discutere assieme con Amaltus, con Amaltus, per fare una pace, per cercare di colmare un po', esatto, di arrivare a una tregua, di giungere a una tregua. Allora, ho visto alcuni che mi avevano chiesto su Discord se potevo far vedere per un secondo, certo, come è strutturata la squadra, certo, attualmente, certo. Allora, Rex ce l'ho a livello 45, con equipaggiato ovviamente Mitra, Finch e Corvin. D'altronde, Rex attualmente io tengo queste abilità qua: tiro d'ancora, che ovviamente serve per le pozioni, l'urto rotolante, che dovrebbe togliere il 25% dell'ira, e la doppia giravolta, che fa 60% di danno se lo si fa di lato. Li ho aumentati tutti a livello 3. Per Finch, il muro di ferro, sempre di livello 3, che ti dà comunque un 8% dei PV recuperati parando, l'ira del 70% con a fondo impicchiata, e la martellata potente, che fa 70% in più se si fa di fronte. Sì, perché l'abbiamo detto, forse non l'abbiamo forse mai detto, però in Xenoblade Chronicles 2 è anche importante la posizione da cui colpite il nemico, cioè se è laterale, frontale, da dietro, esatto, ma anche negli altri Xenoblade in realtà c'era questa cosa, sì, anche nell'X, sì, anche nel primo se non esatto, anche nel primo, certo, il famoso backslash di Shulk, sì, che anche in Smash fa più danno se è colpito alle spalle, esatto. E invece con Corvin c'ho mutante fulmineo a livello 2, perché non ho ancora pipì per poterlo alzarlo, per che fa 50% danno inflitto di fronte, Fendi tenebra più 700% di ira derivante dalle tecniche Ductor, e la meteora, che ovviamente è utilizzato per fare l'ultimo colpo della combo dei Ductor per sbatterlo, che fa 50% che ti hanno preso di mira, che d'altronde è utile perché siccome Corvin è un Gladius difensivo, alza ovviamente l'ira verso Rex per poter fare da difensore. Ok, poi vediamo anche Nia e Tora, questo, esatto, che abbiamo faccio, sempre... faccio solo vedere velocemente per i Gladius l'attuale arma, in questo caso quella di Mitra e la spada di Woods, quella di Finch, l'inesorabile, che fa 20% probabilità di blocco, che è utilissimo nel suo caso, che tra l'altro è al contrario, stavo notando, cioè a destra hai l'arma, io pensavo fosse quella, e invece su Alteclair non c'ho nulla. Qua ovviamente ci sono i chip per poterle cambiare. Dromar, al chakram degli oceani, di abbattere un nemico d'acqua, la Nim, cioè i tirapugni del razziatore, la nostra Crosset, c'è la sfera furtiva, che fa il meno 50% di ira, che è utilissimo con Nia, perché ovviamente è una curatrice, c'ha pochissima vita, certo. Il suo scopo è non essere mai presa di mira dai nemici. Abbiamo i guanti base, perché non sono riuscito a aumentarlo per quello che riguarda Poppy, anche perché ho provato a guardare i chip, ma rimane più forte tuttora quella classica. E c'ho lo scudo meccanico, che non ha nessun effetto speciale su Poppy. Sì, poi lì si potrà migliorare, sì, quando potranno migliorare. I Gladius di Nia, vogliamo dare un'occhiata? Sì, oh, sono uscito per sbaglio io. Ok. Allora, Nia attualmente c'ha il fendente farfalla a livello 3,
ovviamente il taglio del giaguaro che dà le pozioni, e il bagliore curativo che cura tutta la squadra, entrambi a livello 3. Una delle abilità più utili in assoluto. Crosset, il guizzo del delfino che fa sempre le pozioni, il cerchio guaritore che è come quello di Dromark, e la bombarda acrobatica che fa da fiaccamento. Difatti Mia è quella sempre che fa partire, in poche parole, le combo dei Ductor. E dopodiché era questo? Sì. Questo qua invece sono i guanti di Nim, l'artiglio del sciacallo che fa il 70% di danno dopo aver collegato un autoattacco, il pugno cometa è quando Tora riesce a sbattere per terra e lei praticamente gli fa lo Shoryuken e lo manda in aria, e dopo c'è il tornado mortale che fa le pozioni. Come vedete c'ho 3 Gladius che mi fanno tutti e 3 le pozioni. Fanno apparire le pozioni, sì, piccole tra l'altro, una o due. Oppure può uscire anche le medie se fai le combo. Le combo, certo, sì, che sono quelle un po' più grandi, si nota. E invece Tora, il grande slancio che è quello che fa sbattere, lo scudo rigido come quello di Finch che fa recuperare l'8% dei PV, e il taglio rotante che fa ovviamente 70% di ira derivata, di così riesce a fare il suo ruolo da difensore. Dopo abbiamo il cannone pum pum, bellissimo il nome. Qua ce l'ho tutti di livello 2 perché comunque è un Poppy Beta, l'abbiamo ricevuta da poco. Da poco, sì. Lo scudo ammaccato è quello che serve per sbattere come quello di Rex, e il tiro rafica è quello che serve per eludere gli attacchi nemici durante le tecniche Ductor. E più o meno sono fatti così. Dopo magari farò vedere un altro episodio i diagrammi, perché sennò perdiamo troppo tempo. Infatti Amaltus e gli altri sovrani ci attendono. Vediamo un po' se si riuscirà a raggiungere questa pace tanto agognata, perché l'Uraia e il Morardane, si sa, sono in guerra da un po' di tempo. Oltretutto ricordiamo che anche il titano del Morardane, del regno di Morag, sta per morire. È un titano morente e non è l'unico. Proprio all'inizio del gioco, se vi ricordate, quando eravamo sul dorso di Azurda, abbiamo visto un titano crollare. Esatto. Davanti ai nostri occhi. Qui siamo proprio davanti alla stanza del pretore. Esatto. Senelo. Vediamo cosa ci dice questa guardia reale, una guardia dell'Indol. Da qui si entra nella sala dove si tiene il vertice delle nazioni. Mi spiace, ma l'ingresso è riservato ai rappresentanti ufficiali di ogni nazione. Mi sa che di qua non entriamo. Già, io e Brigid procederemo al vertice. Io vengo con voi. E anche tu, Mitra, ricordi? Sì, devo fare la mia parte, anche se non so se mi piacerà. Rex, tu e gli altri tornate nelle nostre stanze e aspettateci là. D'accordo. Mitra, sii prudente là dentro, va bene? Non preoccuparti, me la caverò. Ok. E quindi purtroppo noi, non essendo nessuno... Esatto. Anche se parlo per Rex. In realtà siamo comunque il driver dell'Aegis. Sì, siamo il ductor dell'Aegis. Che bella che è, mamma mia. 350年前に交わされた大尻訴状役ではアーケディアは戦時不介入だったはず。それをしてのこたびの介入、相応のことわけはございますのでしょうね、成果。無論です。この会談、公正を期す為にアバリティア商会から Nirni Kaicho Daikon. Lo avevamo già incontrato. Perché adesso è lui quello che gestisce l'argento dopo quello che è successo a Bana. Con Bana, sì. Daichi Oji, Jifri to Brune Luxuria Denka ni mo in to shite dōseki o negaimashita. Ha un nome impronunciabile comunque. Jifri to Denka Luxuria no Hōto Oji. Come se la ghignava Morag nel frattempo. Esatto, mi immagino Zik, che anche lui che dice che devo cogliere, sì, che devo stare qua conoscendolo. Considerando come si comporta normalmente testa dura. Kame-chan in giapponese. Kame-chan, esatto. Partecipare. Ed ecco qua. Convegno del genere. Due facce, è conosciuto. Arkedia no eikyōryoku izen kenzai te ka? Ima yatchaeba hayai in janai? 確かに主要国原子級の集まりだからね。この先楽になる。世界中の道が開いてからですよ。La torre è già arrivata da queste parti. 今の僕らでも可能です。けどさ、目的はそれだけじゃないだろ。今は幕が上がるのを待つのが得策。
本気なの、シンバ。ああ、それ俺も聞きたかったな。本気ですよ。あの人はいつだって人を滅ぼし、そして神を殺せ。Quindi scopriamo ancora di più sugli intenti di Jin. Vuole far fuori l'architetto, il creatore di questo mondo, che pare vivere in cima all'albero del mondo. Lo diceva Rex proprio all'inizio. Certo, d'altronde Malthus dice di non essere riuscito ad incontrarlo. Mm-hmm. Abbiamo visto il flashback quando saliva sull'albero. これについては原因の遺憾に関わらず真摯に対応させていただきたいと考えております。金で解決すると、すべてにおいて真摯に。気のせいでしょうか。私の耳にはまるで陛下が自分たちのせいではないとおっしゃっているように聞こえるのですが。調査中です。今少しお時間をいただけるとありがたい。調査の必要はないでしょう。原因ははっきりとしていますし、証人もいる。とおっしゃいますと？Oddio, si è fatto incredibilmente serio. La prima volta che lo vediamo veramente concentrato. あの者たちは単なるテロリスト。そのような力あるはずが。事実です。このジーフリト、ルクスリア王ゼーリヒに代わり証言いたします。前会長のバーンも。No, questa voce su di lui è un po' particolare. È abbastanza fuori contesto, secondo me. 500 年前、世界を焼いた天の聖杯、滅が関与していると言ったら。バカな。伝承では塵となり消滅したはず。生きていたんですよ、それが。わい、いや、私もこの目で見ています。それでも信じられないというのでしたら。Oh, ecco Mitra, che fa il suo ingresso con le poppe sballonzolanti. Blade. そのコアクリスタルは天の聖杯のもう一人、光です。女王陛下も伝承で聞いたことが終わりでしょう。噂は本当だったということですか。ドライバーはそれを知ったらもっと驚かれる。Giusta osservazione, Zik. 目の前の現実の直視を、 anzi オズクリオス、 注目をします。Mi fa ridere che anche Zik trovi strano che Rex sia il Doctor. Beh, certo, un ragazzino di 15 anni. Sì, che lui alla fine era un semplice recuperatore, cioè non era nessuno che si è ritrovato coinvolto in eventi molto più grandi di lui. Anche se questa è un po' un tipico... Esatto, degli shonen. Sì, è tipico degli shonen e anche dei JRPG. Una cosa che accade abbastanza spesso. Koremade nando ka tatakatte wakarimashita. Mezu wa seihai toshite no chikara o ichido mo tsukatte inai. Sore wa kare ga kinou fuzen o okoshite iru akashi. Honrai no chikara o dasenai to iu koto ka? Kako no watashi to no tatakai de uketa kizu ga...言えていないのでしょう。彼の目的は楽園。じゃあ生まれ故郷である楽園へと戻り、自らの力を取り戻そうとしています。もし滅が力を取り戻したなら、500年前の悲劇が繰り返される。じゃそれ以上です。滅は純粋です。
人そのもの、すべてを消し去ろうとしている。なぜそのような。理由なんてないのかもしれません。Sì, semplicemente cattivo e basta. Ma è bello che viene anche spiegato dopo con questo cannone. Ma come un'arma impazzita sostanzialmente, Maros. Watashi no sekinin demo aru. Douyu imi desu ka? Marubei ni sei ka? Mezu o umidashita no wa hoka demo nai. Kono watashi という koto desu. Ricordiamo che anche il suo ductor seika ga kazute mezu no driver de atta という噂が。ことさら隠してきたつもりはない。歴史書を紐解けば。Quindi anche Amaltus ha un bel po' di anni sul groppone. Non è giovanissimo, nonostante il suo aspetto. Sicuramente più di 500 anni. Sì, sì, sì. 大戦の後、世界中へと渡ることは禁忌とされた。だが、我々が禁じたとしても、滅たちには無関係だ。金は今解かなくてはならないのです。Ripristinare l'accesso. Quindi in sostanza abbiamo capito che Malus vuole distruggere l'umanità intera, ma allo stesso tempo l'architetto stesso, il creatore di questa umanità. Lex が楽園に行こうとする以上、その道はいずれ彼らと交差する。それだけよ。君があの少年のためにそこまでするとはな。自分のためでもあるわ。マルベーニ、あなたは誰のために存在しているの？Ne sono anche strettamente legati Mitra barra Paira con Rex, anche per la questione del cristallo che è diviso. Solo che in questo caso abbiamo una Paira che è più preoccupata, mentre Mitra più combattiva, combattiva, certo. Ok. Buongiorno gente, oggi sembrate un po' più riposati. Abbastanza. Il funerale di stato per Fanne, oggi? Sì, credo che la cerimonia si terrà in piazza Seoris, appena fuori dal Sanctum. Tu ci andrai, vero amico? Sì, non potrei mai mancare. Piazza Seoris non lontana, forza, noi va, noi muove. Padrone Ponitanto è proprio sgarbato. Ok, quindi... quindi dobbiamo assistere... alla funzione... di... alla funzione funebre di... di Fan la Norn. Di Fan la Norn, conosciuta anche come Ace in passato. Momento abbastanza triste e pesante a livello emotivo per i nostri ragazzi, soprattutto per Rex, che comunque a 15 anni ha già visto parecchie sue conoscenze morire davanti ai suoi in occhi. In poco tempo anche. Sì, in poco tempo. Comunque ricordiamo Van Damme, poi Ace, e poi tutto il resto comunque di eventi traumatici. Poveraccio, è ancora strano che abbia ancora... sia ancora così tranquillo. Interessante come d'altronde non si è evaporato, è rimasto comunque il corpo. Sì, è vero, il corpo non è scomparso, è vero, hai fatto notare una cosa interessante, a differenza degli altri che invece una volta che vengono distrutti, l'avevamo visto anche con Rock, scompaiono semplicemente. あの子の意思なんだけど。嘘、ウムラが？へえ。じゃあ何？あんたはもっとベタベタしてたいとか？Come la punzecchia。冗談だって。Sì, in effetti questo dialogo potevano lasciarlo dopo, è un momento abbastanza importante. Vediamo anche tutta la popolazione dell'Indol che sta assistendo affranta. Nani ga? ねえ、やっぱおかしくない？ブレイドはドライバーが死んでも、自分が死んでもコアに戻るんだよ。なんでファンはあのままなの？Giusta osservazione。私もそれ考えてた。Che è quello che dicevi tu prima。死んだブレイドが元の姿のままでいられる可能性はただ一つ。それは命。
ールのようなマンイーターになること。エジプトだよね。でもファンはマンイーターじゃない、それだけは確かよ。何それ。ファンのコアクリスタルの形、元はこういう形だった。あ、三角だった。私とレックスはかなり特殊なケースだけど、それとも違う。Quindi vuol dire che c'è qualcuno che è l'altra parte. Esatto, qualcuno ha preso da lei l'altra parte. コアを分け与えるとね、その形は均等に変化する。私たちの場合は真ん中の部分がレックスに、外側は私たちに。なぜかはわからないけど、そういう法則なのよ。でもファンは違う。そう。まるで誰かにコアを奪われたかのように。 Chi però? Non sentiamo neanche il discorso di Amalto. Speccato, sarebbe stato interessante vedere. Potevano dare più enfasi. È stato un funerale davvero solenne. È stata una chiara dimostrazione di quanto Fan fosse amata dalla sua gente. Non sarà facile sostituire la figura della dea dell'Indol. Ehi Rex, cosa farai adesso? Beh, per arrivare all'albero del mondo ci serve l'aiuto del pretore, ma... Rex, eccoti qui. Il pretore Amaltus vuole parlarti. Ti attende nella sala delle udienze. Ah, capita giusto a proposito. Vuole forse parlarmi dell'albero del mondo? Temo di non saper rispondere. Beh, c'è solo un modo di scoprirlo. Andiamo tutti alla sala dell'udienza. Ok, quindi di nuovo a udienza da Amaltus. Ormai siamo abituati a fare avanti e indietro. Sì, questa parte di gioco ha solo questo grosso problema. Che ci sarà un avanti e indietro continuo tra le varie zone dell'Indul e la sala in cui risiede Amaltus. È molto più incentrato sulla trama questa parte. Sì, 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 qui è proprio una parte di gioco altamente narrativa. I combattimenti e il resto vengono messi un secondo... in secondo piano. Bruttissimo gioco di parole, ma per un attimo in secondo piano. Ad ogni modo, sì, andiamo da Amaltus e cerchiamo di capire come raggiungere questo maledetto albero del mondo. Cosa che volevamo fare già subito dopo il Gormoth, sì. Ma che il Ophion, il serpente, che era una volta a cospetto di Mitra e Pyra che lo controllava, per qualche strano motivo non riescono più ad entrare, perché protegge l'albero, impedisce a chi vuole avvicinarsi, certo, di andare, di proseguire. Poi, una sorta di guardiano. Poi per qualche strano motivo c'è Pyra, mentre che non riescono più a controllarlo. Hanno perso il controllo totale. Eccolo qua, Amaltus, che sta utilizzando dei cristalli. Questi sono cristalli nucleici, comunque. Sta forse incantando. La faccia di Rex è bellissima. Guarda come prima, che diavolo stai facendo? Sumanai. Scusi, ma da sette ci matta, però. Ie, zenze. Ano, ima no wa. Koa cristal no senrei da. Ah, li purificava, ok. Ko suru koto de, doucho ritsu wa kakudan to agaru. Nani ka to kiken ga tomonau kara ne, doucho wa. Tashika ni. Ten no seihai no driver to natta koto de. Quindi due Rex, esatto, sono molto simili di per sé, perché sono entrambi ductor di due Aegis diversi. Infatti, d'altronde Amaltus, il primo incontro l'ha detto, che comunque loro due sono uguali, nel senso che non si devono neanche, cioè non c'è Rex che deve portare rispetto a lui, perché hanno più o meno lo stesso, potere. Certo, esatto. Uno è il sovrano di un regno alla fine, Amaltus. Rex è solo un semplice recuperatore. Orego? Soda. Minasai. Ed ecco la mappa. Sarbeja, dakara kuwashii to omou. Di Alrest. Risulta Alrest. Genzai wareware ga sumu Arusto no sekai da. Sekaiji o chūshin ni Arus ga shūkai undō o shiteiru. Soshite koko ga Daikudō. Kono Daikudō wa 500 nen mae ni dekita mono da. Sore izen wa nakatta. Shitte masu. Kore ga aru sei de 俺たちは世界中に渡れない。
この大空洞はサーペントと呼ばれる巨大なモンスターが作り出している。それってあの時の。Rex lo ricorda bene, è stato Ophion a spedirli in Uraia. Hikari no device だったらなんで私たちは襲われたのさ。おかしいじゃないか。サーペントは500年前のメツとの戦いで雲海に沈んだ。 Quindi era stato distrutto. Più o meno. Però in qualche modo. Sì, sconfitto, però in qualche modo è tornato. Qualcuno l'ha sistemato, riportato in vita, esatto. Più corretto. Sorega Jeeku no kokoku, Luxuria da to yuno. Luxuria wa Serpento ni aru shimei o ataeta. Nanpito taritomo sekaiju e chikazukeru na. というね。聖杯大戦の悲劇を繰り返さないために。 Ah, ora si spiega perché. È stato fatto per paura sostanzialmente. Del ripetersi di eventi pericolosi per l'umanità. Quindi dai tuoi familiari. Esatto. Caro Zeek. Quindi adesso bisognerà andare nella terra natale di Zeek. Mezzatachi wa izure Sanctus Chain ni tadoritsuku. Giustamente. Karera yori saki ni rakuen ni iki sono nantaru ka o tashikamete kite hoshii. Oroka de atta kono watashi no kawari ni kono kuchiteiku sekai de hito ga ikinobiru tameni. È vero che comunque Alrest è un vero e proprio mondo morente. I titani, come abbiamo detto, esatto, stanno crollando mano a mano. Non è bella l'atmosfera, c'è un'atmosfera di ansia, di tensione comunque. Certo. E nonostante l'aspetto carino e molto shonen del gioco, il contesto è abbastanza tragico, certo, comunque. Cioè, la gente vive nell'ansia che da un giorno all'altro potrebbe non avere più una casa, un po' come abbiamo visto anche qui nell'Indol di alcune persone. Non era proprio il caso di un titano crollato, se non ricordo male. No, lì è per la questione delle guerre. Delle guerre. Comunque sì, Arrest non è un mondo allegro, ma proprio per niente. Ci sono guerre, titani che muoiono, è un disastro. Ma in realtà il gioco cerca di fartelo vedere fin da subito, quando parte il gioco con quel titano che muore, Rex. Infatti no, lo accennavo sì, prima. Sì, sì, esatto, sì, esatto. Sì, è vero, già da lì si intuisce. Comunque, vediamo un po' cosa dice Rex. Allora, Zeek, ci porterai nel Tantal? Certamente, ma discutiamone nella nostra stanza. Questo non è esattamente il posto per parlarne con calma. Nella nostra stanza? Va bene. Zeek, che intenzioni hai? Esatto. No, a parte gli scherzi, andiamo, sentiamo cosa deve dirci. D'altronde, lui conosce benissimo chi vive nel Tantal. Per raggiungere l'Elysium dobbiamo prima fermare Ophion, la bestia che ha forgiato il grande vuoto. L'ordine è stato impartito a Ophion da Tantal, la patria di Zeek. Ho fatto preparare per voi dei documenti di viaggio per entrare in Tantal in veste di delegati dell'Indol. Vi imploro di raggiungere l'Elysium prima di Malos. Fatelo come favore a un vecchio stolto, quello che hai detto prima praticamente. Ripete, Hector cosa dice che era il tipo che c'era di fianco, il suo consigliere, suppongo. Esatto. La tua destinazione è il Tantal, suppongo. Confido che porterai a termine l'incarico affidatoti dal pretore. E ricorda, Sua Eminenza ripone grandi speranze in te. Ok, grazie. Abbiamo capito. Certo che affidare il destino del mondo nelle mani di un ragazzino di 15 anni è un bel rischio. Però ricordiamo che insieme a lui c'è Mitra. Ci sono Mitra e Pyra. Quindi non è lasciato a se stesso ed è anche per quello che si ritrova a dover combattere. Vero è che dobbiamo arrivare all'Elysium il più presto possibile, perché se ci arriva Malos o Jin, esatto, sappiamo siamo che l'umanità fregati. È spacciata, l'umanità non avrà un futuro. Quindi anche qui l'ansia è per
Xenoblade Chronicles 2, ripeto, è un gioco che secondo me non ha mai un'atmosfera rilassata. No, nel senso, non ci sono momenti di relax, a parte nelle missioni secondarie, ma non fanno parte della trama principale. Dopo, beh, ovviamente ci sono le scene comiche e quant'altro, però per la maggior parte mantiene sempre una trama seria. Sì, ma c'è proprio un dramma di fondo, un'atmosfera tragica, solo che è mascherata dall'aspetto molto cartunesco, ma di per sé è molto emotivamente pesante la situazione che c'è in Alrest. Non è una situazione piacevole, a differenza di tanti altri mondi dei JRPG. C'è il mondo di Dragon Quest 11 e Ardrea, all'inizio è tranquillissimo, invece qua ci sono problemi per tutti. Vai, riposiamo. È un contesto comunque ben realizzato, certo, e credibile soprattutto. Stiamo parlando di tutta la saga Xeno, che generalmente è sempre trame comunque curate. Sono positivi. E qui si scopre una cosa importante. Ira no mezzubo kara nogareta eiyu Aderu no matsue nan ya. D'altronde non voglio fare spoiler, però questa cosa viene spiegata di più proprio nell'espansione Torna del Golden Country. Yes. Ce lo vedo, trova con i libri di storia, gli occhialetti tondi. Ci si porta sempre dietro, d'altronde. La popolazione del Tantal ha delle origini antichissime e importanti, aggiungerei. Kasumi o dōchō saseta no wa naze? Kanojo no chikara ga yūeki datta kara da. Koko Arcadia wa kore made nandō ka Ira no shūgeki o ukete iru. Shirizokeru tame ni wa hitsuyō fukaketsu datta. Sou? Sono wari ni wa anata no blade hoka ni inai yō dakedo. Tashika ni watashi wa driver da ga senshi dewa nai. Sore ni koko no souhei wa tayori ni naru kara na. Ha un suo esercito personale, praticamente. Nara ii kedo. Naze karera wa boukoku Ira no namae o tsukau no kasu? Domanda interessante. Shin wa Ira ga yōshita blade da. Giusto. Kyōshū wa chūsei. Osoraku wa soitta mono daro. Hontou ni sore dake kashira? Hontou to wa? Watashi wa jibun ga nemuri ni tsuita ato no rekishi o shiranai. Sore o shirushita shomotsu mo nai. Aru no wa bakuto. È vero che non ci sono. Sore de jubun dewa nai no ka? Rekishi to wa bakuto. Ad esempio, anche mi viene in mente lo spettacolo, si basava su delle storie tramandate. Esatto. Però era una versione scritta da Cole. Da Cole, certo. Koste kyōryoku o mochikakete iru. Malthus comunque è un personaggio molto sfaccettato, Ok, quindi in sostanza abbiamo capito che dobbiamo per forza andare in Tantal, esatto, per trovare un modo di liberarci di Ophion. Mm-hmm. Forza, vi porto verso il porto di Goetius. Possiamo camminare con calma? Beh, sì, perché? È una vita che non torno nel Tantal. Considero Lindol casa mia da così tanto che mi pare strano andarmene. Voglio godermi gli ultimi momenti qui. A volte sai essere incredibilmente sentimentale. Già, sorprendente, vero? Silenzio, voi due. Vuoi portare qualche regalo in dolina a quelli che non vedi da tanto tempo? Come se a mio padre importasse. Avanti, mettiamoci in cammino. Verso il porto di Goetius. Per strada potresti prendere almeno un po' di Odifa. Nel Tantal non ce n'è. È la tua ultima occasione. Silenzio, ho detto. Ok.
Quindi prossima destinazione il Tantal. Esattamente. Il regno in cui il nostro Zeke è nato. Ma d'altronde, scusa se ti interrompo, c'è niente. Un coro, vedo che c'è qualcuno. Ah, andiamo a vedere. D'altronde è anche una side quest. Vai. Ah, dai, con tutta la gente che canta. Magari sono loro che cantano la canzone, esatto, in sottofondo. No, ovviamente sto scherzando. Queste canzoni sono così, cosa diceva? Incantevoli. Ah, incantevoli. Qualcosa del genere. Comunque ragazzi, direi che siamo arrivati anche alla fine di questo episodio. Lasciate un like, lasciate un commento, dite la vostra e ci vediamo alla prossima per scoprire come sarà il Tantal. Buona serata ragazzi! Buona serata! ごめん、俺たちてっきり暗殺者かと。